Dimmi Mario, dimmi. Allora ce l'ho con te, Crociani. Sì, parla anni... bene, togli viva voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, posso, quello non che non posso farlo, non posso. Ma se farlo, non puoi fare, scusi. Allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa. Ma vai Mario. A fare in culo tu, Pirla. Ma non chiamare, imbecille! Se hai litigate? Il telefono così! Non chiamare, sempre, non chiamare! Non chiamare! Se hai il telefono così, non chiamare, ma imbecille! Ma perché sempre stata smessa? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché? Ma scusa, ma chiama col telefono così, bisogna, sta testa di cazzo. È una trasmissione incredibile, tutti che urlano. Ma perché? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Questo coronavirus, ci ha fatto a noi cattolici una grazia straordinaria. Dopo più di 30 anni ci ha liberati dai ciarlatani della Madonna di Medjugorje. Perché, grazie a Dio, con il coronavirus la Madonna di Medjugorje è scappata! Scappata! Non si era mai vista nella storia della Chiesa una Madonna scappare davanti a un'epidemia! Medjugorje è scappata. Ho capito, ma aspettate un attimo, fatemi sentire. Ma che è scappata la Madonna di Medjugorje? Perché che te ne devi tornare a casa? Allora, sentiamo Morelli. Oh, basta. Dopo più buona di scusa. Tre porca. Tappati la bocca. State zitti, state zitti. Io vorrei dire questo, lei si comporta come uno del popolo, ma la sua unica preoccupazione è quella di non riuscire ad andare a Santo Domingo quest'estate. Dovrebbe mettersi nei nostri panni. L'hanno detto alla zanzara, perché dicono cose inesatte. Se tu segui la zanzara, vai fuori strada. Io non seguo la zanzara, noi lo sappiamo tutti che lei comba due, lei queste cose qui fa queste cose. Questo gentile signore che segue la zanzara, e siccome nel corso della zanzara non faccio neanche i nomi, ci sono due personaggi che io non stimo, due padovani, non meritano neanche di essere da me menzionati. Meglio perderli che averli. Brutti, cattivi, rancorosi e invidiosi nei miei confronti. Appartengono all'estrema sinistra. È per questo che sono invidiosi. Basta che non mi dà un'altra pizza. E mi faccio una prugnetta, mi faccio bruciare. Dal bunker di Via Monterosa, eccoci qui, vivi e vegeti, ancora, ancora vivi e vegeti. Applausi al sottoscritto, applausi al sottoscritto, eccoci qui. Autoapplausi in collegamento dal bunker del Mossad, sito nel quartiere Prati a Roma, David Parezzo, eccolo qua. Mali mortacci de Pippo, ma perché? Amo fatto l'Eurogruppo. Rinaldi, dai, Rinaldi, non faccia così. Io c'ho a lira degli mortacci mia. Buonasera cari amici, buonasera. Perché devi prendere per il culo Rinaldi, l'europarlamentare della Lega? Ma lascia stare, ma che bombolo. Bombolo, fammi sentire Bombolo un attimo, ce l'hai Bombolo lì? Bombolo, senti Bombolo. Basta che non mi dà un'altra pizza. Gli mortacci, a Merkel sta culona de merda. Mi dovevano mandarmi a trattarmi, si ne avrei mandati a fare in culo.